Compie 10 anni la manifestazione Ragazzi 100 e Lode e continua, anche questa volta, a presentare e premiare i ragazzi che allo scorso esame di maturità hanno ottenuto una votazione da 90 a 100 con Lode. Per questa edizione sono stati premiati oltre 50 giovani, sia residenti a Pontassieve sia provenienti dall'Istituto Ernesto Balducci, affermandosi come l'anno con il maggior numero di premiati e mantenendo la crescita numerica mostrata nelle scorse manifestazioni. I ragazzi hanno ricevuto un riconoscimento per il risultato raggiunto. Per loro, buoni da spendere in prodotti culturali, come libri, musica, cataloghi d'arte, ingressi gratuiti alla rassegna cinematografica Cinelandia e la pergamena Ricordo. L'evento, organizzato dal Comune di Pontassieve insieme all'Istituto Balducci, ha visto la collaborazione del Cinema Accademia e della BCC di Pontassieve, l'istituto bancario che anche quest'anno sostiene questo progetto. C'è soddisfazione al termine della serata, sia da parte dei ragazzi premiati che da... Allora, da qualche anno abbiamo iniziato a dare premi che appunto hanno uno sfondo culturale. I premi in denaro sono buoni sostanzialmente, che verranno poi riscossi all'interno delle nostre librerie, all'interno dei negozi che vendono prodotti multimediali. Inoltre diamo loro la possibilità di andare al cinema gratuitamente a vedere la rassegna organizzata dal Comune di Pontassieve in collaborazione con il Cinema Accademia e la Casa del Popolo, appunto la rassegna Cinelandia, che ogni anno riscuote tanto successo ed è un modo per avvicinarli appunto a questa forma, a questa arte che è l'arte del cinema, e anche un modo per far capire che sul territorio appunto si fanno tante iniziative culturali, e queste iniziative culturali speriamo sempre più siano fruite dai nostri giovani. La mia esperienza formativa è stata molto piacevole, perché apprendere, passare anche il tempo a studiare per interrogazione e compiti, poi è risultato positivo anche per il futuro, anche per esempio non solo l'università, che per esempio sto intraprendendo come primo anno, ma anche per future esperienze lavorative che ho anche potuto, diciamo, assaporare con l'esperienza di scuola-lavoro. Per noi è uno stimolo a fare sempre meglio, perché evidentemente questi risultati ci danno una grande soddisfazione e quindi ci stimolano poi a proseguire, andare avanti, a far sempre meglio e offrire sempre meglio ai giovani che vengono da noi. La città metropolitana è sempre presente in queste occasioni, io porto il saluto del sindaco Dario Nardella, perché ritiene che l'Istituto Balducci sia un punto di forza di un territorio, è quello della Val di Sieve, un punto di forza importante, un punto d'aggregazione, un punto del territorio dove si può veramente sviluppare il futuro di questa importante zona appunto del territorio della città metropolitana. Abbiamo sempre investito nelle scuole ovviamente della città metropolitana, abbiamo investito nella scuola di Pontassieve e continueremo a farlo proprio per il valore immenso che ha in questo territorio. È stata inoltre consegnata la targa Luigi Gori per il progetto ICS Tutorama, cooperativa scolastica che si occupa di tutoraggio all'interno dell'Istituto Balducci. Quale parole del suo presidente Edoardo Mazzau? Bene, allora, sono Edoardo Mazzau, uno studente di quarta liceo della scuola Balducci, e questo progetto è un progetto che ormai esiste da diversi anni alla scuola. Noi come cooperativa studentesca, ovvero quindi un'associazione che intende gestire, migliorare ed espandere proprio questo progetto. Allora, il tutoraggio è semplicemente un aiuto mutuale che nasce all'interno della scuola per superare quelle difficoltà tra gli studenti che vengono fuori durante gli studi, durante il percorso scolastico. Quindi ecco, diventa una risorsa utile sia per la scuola, ma soprattutto per chi la fa la scuola, ovvero studenti e insegnanti.